maxi blitz antidroga alle prime luci dell'alba ad Arezzo. In manette sono finiti 7 pusher. Si tratta di 7 richiedenti asilo nigeriani. L'operazione, scattata questa mattina attorno alle 6.30, a conclusione di una complessa attività di indagine portata avanti dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Arezzo. Decine militari impegnati dalle prime luci dell'alba, in azione anche il nucleo cinofilo dei carabinieri. L'obiettivo dell'operazione era quello di sventare un grosso traffico di spaccio di stupefacenti. 4 in tutto gli appartamenti perquisiti, uno nel cuore della città in zona Sallo Fiorentino, uno in via Romana ed infine 2 a Pratantico, immediata periferia aretina. I controlli dei militari dell'arma sono andati avanti per ore. Le indagini erano partite circa un anno fa a seguito della maxi rissa a Campo di Marte dell'agosto 2017. Questa mattina sono scattate le manette per 7 persone. L'accusa per loro è di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.